Vangelo Daily, il podcast che ci accompagna ogni giorno con il Vangelo. Buon ascolto. Lunedì 9 maggio. Lettura del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 10, versetti 1-10. In quel tempo disse Gesù: in verità vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra per la porta è il pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo, invece, non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva loro. Il Vangelo di oggi apre un lungo discorso dove Gesù rivela chi è per gli esseri umani e soprattutto per i suoi discepoli, che cosa fa per loro e come essi si comportano con lui. Gesù presenta se stesso in contrapposizione a coloro che non sono pastori, ma ladri e briganti, cioè i responsabili di Israele che non promuovono il vero bene del popolo e quanti, mossi da un falso messianismo, procurano invece la sua rovina. Le immagini che Gesù porta potrebbero essere ispirate alle usanze della vita pastorale nella Palestina di allora. Alla sera i pastori conducevano i loro greggi in un recinto per la notte. Era un recinto comune che serviva a diversi greggi sotto la custodia di un guardiano notturno. Al mattino ogni pastore chiamava le sue pecore, ciascuna col proprio nome, ed esse, pur mescolate durante la notte, riconoscevano la voce e seguivano il loro pastore. Gesù si presenta ad essi come il vero pastore del popolo. Egli le conduce fuori, come Dio aveva fatto uscire il suo popolo dalla schiavitù d'Egitto. Costituisce così un nuovo gregge. I rapporti tra il pastore e le sue pecore sono descritti in questi termini: camminava davanti a loro e le pecore lo seguono. Cioè egli le guida ed essi vivono con lui, condividono il suo progetto, attuano la sua volontà. Noi potremmo chiederci chi o che cosa è pastore della mia vita, chi la conduce, dove mi conduce. Pastore può essere la mia carriera professionale, il giudizio degli altri, i miei appetiti, i miei sentimenti. Se guardiamo bene, scopriamo che dietro ogni azione esiste qualcosa, qualcuno che ci ispira. È normale e in parte giusto, ma ai discepoli, a coloro che sulla loro strada hanno incontrato risorto, il Signore chiede di non seguire i falsi profeti, di saper distinguere le voci suadenti di chi la felicità la vende, di chi ti chiede adesione ad un sogno improbabile, da chi la vita eterna te la dona. Grazie per aver meditato insieme. E se questo podcast ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici ed amiche. A domani.